accenti finalmente al lavoro, saracinesche alzate, è il tempo della ripartenza. I commercianti sono impegnati con le pulizie straordinarie, con la sanificazione dei locali, con l'allestimento delle vetrine. E si riparte con le dovute misure di sicurezza, mantenere il distanziamento di almeno 1 metro, fornire e rendere disponibili ai clienti e al personale prodotti igienizzanti, privilegiare le prenotazioni, predisporre alle casse apposite barriere, possibilità della misurazione della temperatura dei clienti. Commercianti e artigiani hanno bisogno di liquidità, certamente non di debiti, e la situazione non è semplice. Si ritrovano a pagare affitti, bollette, talvolta anche salate, dopo un lungo periodo di sosta. Economie in affanno servono aiuti concreti e tanti rischiano di non riaprire i battenti. Quali le prospettive per il futuro? Tra timori e speranze, voi avete risposto. Sentiamo. Oggi il primo giorno di lavoro e devo dire che non è andata così male. Il fatto che lavoro solo, non ho la collaboratrice perché il mio negozio è a 50 metri e quindi preferisco lavorare da solo per appuntamenti. Però sono molto arrabbiato il fatto che lo Stato ci ha imposto delle regole qua dentro, come io e come tutti i miei colleghi. Il fatto che devo pagare io la mantenitrice del taglio, usa e getta, i guanti usa e getta, mascherina usa e getta, disinfettante che dovete per i clienti, sia per il negozio, per tutto, quando alla fine lo Stato non ci ha aiutati. Non solo eravamo con i debiti, ma siamo entrati con i debiti. Più debiti faremo. Quindi è assurdo veramente. Spero tanto che il signor Conte parla poco e faccia i fatti. Salve, sono Rosario. Quel che penso riguardo alla situazione, diciamo, economica del momento, che già da prima era molto delicata, adesso veramente è in situazioni drammatiche, è che lo Stato dovrebbe fare qualcosa in più. Prima che le banche dovrebbe essere lo Stato, ed è veramente impensabile. Cioè, mettiamoci nei panni di chi all'improvviso si è ritrovato un'attività chiusa per non per una settimana, non per due, ma per diverse settimane, e non ha come sfamare la propria famiglia. Allora, veramente lo Stato deve farsi sentire vicino alla popolazione con gesti veramente forti, e da qui si vede anche la coesione, in un certo senso, politica all'interno dello Stato, perché sono poi le azioni che determinano l'andamento. Diciamo di un quinquennio politico. Mi trovo nel mio posto di lavoro e praticamente non ho mai smesso di lavorare né nella prima fase né nella seconda fase di questa assurda e quanto mai forse tragicomica pandemia, dove i lavoratori sono assolutamente messi in ginocchio, ma di più per quello che riguarda il lavoratore autonomo, il lavoratore della piccola impresa e anche della media, perché tanto il ricco comunque non ha problemi di sorta. Gli altri stati di questa comunità europea hanno agito in maniera assolutamente diversa rispetto a quanto fatto da questo governo, che ha promesso, ha promesso, ha promesso, considerato che c'è un minimo di bagarre all'interno del governo, però in molti ancora non hanno ricevuto quanto, diciamo così, dal governo promesso. Quindi questo è un dramma. Alle parole devono seguire fatti. Se fatti non ce ne sono, ripartenza non ce ne sarà mai. Dicevo che gli stati membri, alcuni dei quali si sono mossi in aiuto degli imprenditori, dando dei soldi a fondo perduto e anche un aiuto nel trimestre che ha visto il lockdown e quindi che ha visto il bloccarsi del lavoro. E questo è il mio modesto pensiero. Dovrebbe l'Italia, nelle persone che ci governano, far seguire alle parole i fatti in modo concreto e non così tentando di fare questioni aleatorie. E vi auguro una buona giornata dal mio posto di lavoro.
Ciao a tutti, la nostra amica Graziella ci ha chiesto di esprimere un pensiero per questa situazione economica che ci sta colpendo. Io in poche parole posso dire solo che spero che tutti insieme ce la faremo a rialzarci da tutto questo, ognuno nel suo settore. Graziella, grazie di averci pensato e un in bocca al lupo a tutti quanti. Ciao.